4 giorni per riproporre uno spettacolo che è stato uno spettacolo che ha avuto un grande successo e per parlare della rivoluzione napoletana. Quando e dove? 27 e 28 maggio, ore 21 al Maschio Angioino e 3 e 4 giugno, ore 21 al Maschio Angioino. E allora, lo spettacolo è Eleonora Pimentel Fonseca. Eleonora Pimentel Fonseca con Civica Espansione di Cuore, uno spettacolo che in realtà è già andato in scena, ha debuttato quest'inverno alla Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore e poi è andato in scena in varie repliche straordinarie, durante le quali, nonostante le numerose repliche già fatte, non siamo riusciti ad accogliere tutto il pubblico che voleva vederlo. Infatti è uno spettacolo che ha il patrocinio di numerosi enti e istituzioni, l'assessorato alla cultura ha pensato di estendere lo spettacolo ad una location che può ospitare un maggior numero di persone, che è il Maschio Angioino. Tra l'altro il Maschio Angioino è anche il luogo simbolo della rivoluzione partenopea, perché è stato il luogo dove si è proclamata la Repubblica Partenopea. Abbiamo anche la colonna sonora in sottofondo. Qualche nome di questo spettacolo? Qualche nome. Allora, la regia, il testo e anche in scena Riccardo De Luca. E insieme a me nel ruolo di Eleonora c'è Francesca Rondinella nei panni della regina Carolina, diabolica, cinica, Gino Grossi che lavora da 20 anni con Moscato, Salvatore Veneruso che fa un giovane Gennaro Serra di Cassano e poi ancora i Lazzari, Marianna Barba, Dario Barbato e una elegante Lady Hamilton che è Lucrezia delle Veneri. Per infine, ed è giunto anche per noi il momento di pronunciare i sacri nomi di libertà e di uguaglianza.